Riceviamo trasmissioni ad alta frequenza. La provenienza indica un punto sulla costa, vicino al cosmodromo. È Rasputin, la mente bellica. Se ho capito bene, sta mandando una richiesta di soccorso. Sono così pochi gli estimatori di musica classica. Sarebbe un peccato perderlo. Non possiamo permetterci un'altra situazione come quella di Omnigul. Entra, valuta la minaccia e soccorri Rasputin. Un pericolo per Rasputin è un pericolo per la città. Abbiamo un Warsat in arrivo. Rasputin dice che contiene i codici d'accesso al suo bunker. Scusa se ci impiego molto, ma queste sequenze sono incredibilmente complicate. E poi, tematica non è il mio forte. Thank you.
preso i codici. Avanziamo. Rilevo trasmissioni provenienti dalla base. Tutte le radio nemiche avranno sentito la richiesta di soccorso di Rasputin. Se non lo fermiamo, mezzo cosmodromo sarà alle sue porte. Provare a superare i blocchi del sistema. Rasputin potrebbe reagire esageratamente. Deve esserci un altro modo per aggirare i suoi sistemi. Система взломана, нанесен урон. Запущено планирование контрмер. Ha funzionato. Forse un po' troppo. Grandioso, correnti ad arco. Devi aver causato un malfunzionamento. Hai visto di peggio, guardiano. Avanza. Rasputin è preoccupato. Credo stiano tentando di aggirare il suo database per accedere ai Warsat. Se così fosse, sarebbe un disastro. Quello stiletto è stato modificato per penetrare il sistema. Abbattilo.
Credo che quel coso fosse composto da rottami del cosmodromo. Non so come facesse a funzionare così bene. Magari erano le dimensioni. Sembrava grosso per uno stiletto. Credi che sarai più utile con un involucro più imponente? Sì. In ogni caso, guardiano, lavoro impeccabile. I cieli rimarranno sgombri da minacce. Almeno per il momento. Ho una storia divertente per te. Ricordi il centurione che Oryx ha corrotto subito dopo che sei atterrato sull'astro corazzata? E poi di come insieme all'orco corrotto hanno cercato di impedirti di uccidere il re? Beh, non ha funzionato. Dunque, i fratelli del centurione sono arrabbiati per aver perso il loro comandante. Si stanno dirigendo al nucleo dell'astro corazzata per farlo esplodere. Se perdiamo il nucleo, gran parte del sistema è spacciato. Devi assicurarti che non succeda. Cade, perché hanno fatto schiantare la nave? Sembra troppo estremo anche per i Cabal. Gli occulti hanno intercettato un segnale, un messaggio Cabal fuori dal sistema solare. Un ordine di usare la nave come ariete e fare uscire il re allo scoperto. Questa sì che è lealtà. Ho rilevato i fratelli di sangue. Stanno guidando un attacco al nucleo energetico dell'astro corazzata. Registro le coordinate. Thank you.
Un carro? Perché hanno portato un carro nello spazio? Quel carro era un regalo da parte dei fratelli. Dobbiamo trovarlo. Controlliamo il punto. Ho sentito Ikora dire che i Kaval hanno 6 parole per impartire un'avanzata e nessuna per la ritirata. Io non sono un patito dei discorsi, dunque quando li trovi, uccidili e basta. I corrotti e i Kaval lottano per il ponte. Ovunque siano andati i fratelli, non sono qui. Procediamo. Potrebbero non sapere che il Primus è stato corrotto. Questa intera faccenda potrebbe essere un gioco di potere per riprendersi il comandante morto. Questa è la presa dell'impero su quei soldati. Lealtà oltre la morte. Credevo che non avrebbero lasciato il nucleo intatto. Ah, bombe. È coperto di bombe. Ci sono ordigni collegati a tutte le debolezze strutturali del nucleo. Quello sì che ha attirato la loro attenzione. Annientali, guardiano. Thank you.
stati terminati. Principalmente lavoro per l'avanguardia, per i bonus e per vantarmi. Ma immagino che impedire l'esplosione dell'universo sia altrettanto bello. Sii fiero, guardiano. Hai svolto un ottimo lavoro. Il casato dei diavoli ti considera il nemico pubblico numero uno dopo che hai ucciso il primo servitore, ma il tuo vecchio amico, Sepix Primo, è tornato alla ribalta. E più in forma che mai, grazie ai tecnosimbionti e alla Siva. Zavala non è molto contento di vedere i tecnosimbionti che giocano alle divinità, e non posso dargli torto. Dunque ci stai dicendo che è l'ora di tornare sulla scena del delitto? Sono certo che i caduti saranno felici di vederci. Scintillante Sepix è nascosto nella tana dei diavoli. Sai già cosa devi fare. L'Aldear sta ancora occupando la raffineria, ma rilevo molteplici tracce energetiche della Siva. Questa è nuova. I tecnosimbionti hanno bloccato l'accesso con una rete laser potenziata dalla Siva. Dovrei riuscire a disattivarla. Nel frattempo, non toccare i laser e coprimi. A metà, ma ci sono rinforzi dell'alveare in avvicinamento. Buona fortuna.
déjà vu? Io, tu, un mare di diavoli e un dio meccanico furioso ad aspettarci. Ti direi di tenere le armi pronte, ma credo tu ci abbia già pensato. Perché i tecnosimbionti vogliono ricostruire Sepix? Hanno già la SIVA. Azzardo un'ipotesi. Magari è un'offerta agli altri diavoli? Uno sfoggio di potere? Sai, come... Fidatevi della SIVA. Con essa tutto è possibile. Entra e fagli vedere che il loro dio non è altro che una carcassa arrugginita. Sepix perfezionato. In tutta la sua gloria. Sepix era la prossima mossa dei tecnosimbionti. Presentare un dio da venerare per controllare il flusso d'etere e il casato. Si vede che il piano non prevedeva la nostra interferenza. Ogni bastone che mettiamo tra le loro ruote è una piccola vittoria. E va detto che te la cavi bene a interferire.
Riceviamo trasmissioni ad alta frequenza. La provenienza indica un punto sulla costa, vicino al cosmodromo. È Rasputin, la mente bellica. Se ho capito bene, sta mandando una richiesta di soccorso. Sono così pochi gli estimatori di musica classica. Sarebbe un peccato perderlo. Non possiamo permetterci un'altra situazione come quella di Omnigul. Entra. Valuta la minaccia e soccorri Rasputin. Un pericolo per Rasputin è un pericolo per la città. Rasputin sta mandando un warsat dall'orbita. Contenete i codici che ci serviranno per entrare nel suo bunker. I Vex hanno riattivato la loro macchina divoratrice di mondi per riparare il Nexus. Col tempo Venere verrà consumata e... Senti questa. I ricognitori segnalano che i Vex hanno potenziato la mente del Nexus con la tecnologia della volta di vetro. Hai bisogno di qualcosa, Cade? No, sono qua solo per fare il tifo. Immagino. Ok, facciamo a pezzi la mente del Nexus. Aspetta, rilevo una forte presenza di corrotti. Deve essere un'invasione. Di solito qua fuori ci sono solo Vex. Cade, perché sei qui? Voglio la verità. Ikora, mi offendi? Sono qui perché mi manca passare del tempo con voi. Ora però pensiamo ai corrotti. Forse dovrebbero imbracciare un fucile e venire qui a vedere. Il comando è sceso ai ranghi inferiori. Fai fuori i capitani.
Aspetta. Rilevo una forte presenza di corrotti. Deve essere un'invasione. Di solito qua fuori ci sono solo Vex. Cade, perché sei qui? Voglio la verità. Ikor, mi offendi? Sono qui perché mi manca passare del tempo con voi. Ora però pensiamo ai corrotti. Ti ricordi quando gli eruditi dissero che i corrotti non ci avrebbero più dato fastidio dopo la morte del re? Forse dovrebbero imbracciare un fucile e venire qui a vedere. Il comando è sceso ai ranghi inferiori. Fai fuori i capitani. Non hanno più uno scopo dopo la sconfitta del loro re. Se si sono concentrati qui, vuol dire che comprendono il vero valore della mente del Nexus. Anche se l'hanno corrotta, possiamo sempre farla saltare in aria. Gigantesca barriera più avanti. Cade, apprezzo il tuo aiuto, ma non hai altre responsabilità a cui pensare? Ascolta, a parte la situazione attuale, i guardiani hanno tutto sotto controllo. Al cacciatore dell'avanguardia non resta molto da fare. Se ti stai annoiando, le sale degli stregoni hanno bisogno di una passata con lo scopettone. Cosa hai detto? Ci sono delle interferenze. Ingenti fonti di potere. Credo siano spaventati. Assicurati che lo siano davvero.
salto del genere mi si rivolta allo stomaco. Pensa che non ne ho nemmeno uno. Strana la vita. Sembra che i corrotti abbiano trovato la mente prima di noi. Il nostro piano non cambia. Sappiate che è stato bello, ma ora ho una legione di cacciatori a cui badare. Pensate un po', dicono che io sia un tipo troppo invasivo. Forse non gli piace e basta. Aspetta, che hai detto? Ottimo lavoro, guardiano. Per il momento Venere è al sicuro, nonostante gli sforzi dei nostri nemici. Caduti nel bacino di Ishtar su Venere. Pare abbiano attaccato la prigione degli anziani all'atollo e recuperato un prelato arconte. La ricompensa della regina è ricca. Il compito non sarà semplice. Dobbiamo abbatterlo prima che la sua anima sia ripristinata. Ci vorrà molto per ripristinare l'anima del prelato arconte. Andiamo alle caverne. Thank you.
Dobbiamo passare. Controllo. Dice che si arrabbiano se prendiamo i loro barracuda. Nella prigione degli anziani. Il prelato Arconte è dentro.
sicuro in prigione stava meglio. Entrato all'avanguardia per comunicare la morte del prelato Arconte. Un altro Arconte caduto e polverizzato. Bene. Ma se hanno trovato la prigione degli anziani, aspettiamoci altri imprevisti come questo. Oggi festeggiamo. Volenti o nolenti, ci siamo trovati in guerra con i Cabal su Marte. Vediamo quindi di spazzare via i loro plutoni, uno a uno. Valus Taug. Sappiamo che comanda i bovi dell'assedio da un carro terrestre imperiale fuori da Rubicone. È ben protetto, ma con la squadra giusta possiamo sfondare le difese, distruggere la bestia e allentare la loro presa su Libernia. Dobbiamo accedere al loro sistema se vogliamo trovare Valus Taug. Thank you.
È fatta. Informerò il comandante Zavala che su Marte c'è un problema in meno. Valo Staork è stato sconfitto. Un duro colpo per il comando Cabal. Ma con l'oscurità arriveranno nuove flotte e sorgeranno nuovi leader. Prepariamoci ad affrontarli tutti. I Vex hanno riattivato la loro macchina divoratrice di mondi per riparare il Nexus. Col tempo Venere verrà consumata e... Senti questa. I ricognitori segnalano che i Vex hanno potenziato la mente del Nexus con la tecnologia della volta di vetro. Hai bisogno di qualcosa, Kate? No, sono qua solo per fare il tifo. Immagino. Ok, facciamo a pezzi la mente del Nexus. Perché sei qui? Voglio la verità. Un cacciatore non può seguire una missione? Che c'è di male? Ora però troviamo la mente del Nexus. Continuiamo a debellare i casati caduti e loro continuano a tornare. Se non volessero ucciderci, li ammirerei. Distruggi i servitori e spezzerai la loro presa. Ogni servitore abbattuto è un passo verso l'eliminazione dei caduti da Venere. E ci aiuta ad aprire le porte. Il livello superiore è libero. Rilevo una gigantesca barriera più avanti.
Cade, apprezzo il tuo aiuto, ma non hai altre responsabilità a cui pensare? Ascolta, a parte... siano spaventati. Assicurati che lo siano davvero. Ogni salto del genere mi si rivolta allo stomaco. E pensa che non ne ho nemmeno uno. Strana la vita. Il nostro piano non cambia. Thank you.
sappiate che è stato bello, ma ora ho una legione di cacciatori a cui badare. Pensate un po', dicono che io sia un tipo troppo invasivo. Forse non gli piace e basta. Aspetta, che hai detto? Ottimo lavoro, guardiano. Per il momento Venere è al sicuro, nonostante gli sforzi dei nostri nemici. Voi guardiani state esplorando l'astro corazzata. Riesco a sentirlo. Pur essendo cieco, riesco a sentire la tua presenza. Protocollo Xeno. Apertura canale. Trasferimento riconosciuto. Comunicazione registrata. Ho una storia divertente per te. Ricordi il centurione che Oryx ha corrotto subito dopo che sei atterrato sull'astro corazzata? E poi di come insieme all'orco corrotto hanno cercato di impedirti di uccidere il re? Beh, non ha funzionato. Dunque, i fratelli del centurione sono arrabbiati per aver perso il loro comandante. Si stanno dirigendo al nucleo dell'astro corazzata per farlo esplodere. Se perdiamo il nucleo, gran parte del sistema è spacciato. Devi assicurarti che non succeda. Kate, perché hanno fatto schiantare la nave? Sembra troppo estremo anche per i Kaban. Gli occulti hanno intercettato un segnale, un messaggio Cabal fuori dal sistema solare. Un ordine di usare la nave come ariete e fare uscire il re allo scoperto. Questa sì che è lealtà. Va
Ho rilevato i fratelli di sangue. Stanno guidando un attacco al nucleo energetico dell'astro corazzata. Registro le coordinate. Attenzione, hanno portato un carro in uno scontro armato. Non è andata male. Procediamo verso il ponte. Vediamo se riesco a rilevare i fratelli. Non sai quanti ricognitori ho perso su Marte per via di questi fratelli. Devono essere fermati, guardiano. Fai attenzione. I corrotti e i Cabal lottano per il ponte. Ovunque siano andati i fratelli, non sono qui. Procediamo. Non sanno che il loro comandante è morto. Questo attacco potrebbe essere una sorta di ricatto. Questo sì che è amore fraterno, guardiano. Mi ricorda un po' me e Zavala, però con meno urla. Qualcosa non quadra. Hai tre tentativi per capire cosa. Quello sì che ha attirato la loro attenzione. Annientali, guardiano.
Obiettivi neutralizzati. Da qualche parte, molto lontano da qui, qualche tirapiedi imperiale sta ricevendo un messaggio comunicante la morte dei fratelli. Non hanno più generali nel nostro sistema grazie a te. Goditi questa vittoria. Ho ricevuto rapporti su avvistamenti dei tecnosimbionti intorno alla bocca dell'inferno. Pare stiano dando la caccia agli orchi. Scendi lì sotto e assicurati che non riciclino altri materiali per i loro sporchi esperimenti. C'è tempo per ammirare il paesaggio. Raggiungi le fosse di evocazione prima che i diavoli tecnosimbionti trovino altri abomini con cui i prelati possono dilettarsi. Per dilettarsi intendi torturare, vivisezionare e sbudellare? Beh, sì. Ma se la metti così, l'alveare mi fa quasi pena. Ma perché proprio l'alveare? Non è una scelta pericolosa? I tecnosimbionti si credono degli dei. Vedono la SIVA come mezzo per riplasmare la vita. L'alveare è solo una vittima della curiosità dei tecnosimbionti. Trittico di rune dell'alveare? È una serratura. Aprila. Ci sta lavorando. Tecnosimbionti, diretti verso di noi. Serratura fa resistenza, come tutte le cose create dall'alveare. Non mollare. Questo schema è caotico, ma credo di esserne venuto a capo. Rimane solo una runa da decifrare. Decifrate, possiamo passare.
già detto che odio gli orchi. Perché li odio tanto. Ma tanto, tanto. Attenzione a dove metti i piedi. Ci sono trappole ovunque. Dovremmo trovare una via alternativa. Scrocca anche un passaggio a un astro sepolcro, se devi. Basta che raggiungi le fosse d'evocazione. Abbastanza sicuro che la gravità sia complice dell'oscurità, quindi non farti indurre in tentazione. Preparati ad abbandonare la nave. Non rilevo attività della SIVA più avanti. Tutto i tecnosimbionti sul tempo, ma non ti distrarre. Uccidi l'orco e assicurati che non reclamino il loro premio. Ok, ci stiamo buttando? Ci stiamo davvero buttando? Ti ho già detto che odio gli occhi. Perché li odio tanto. Ma tanto, tanto. Ottimo lavoro.
caduti nel bacino di Ishtar su Venere. Pare abbiano attaccato la prigione degli anziani all'Atollo e recuperato un prelato arconte. La ricompensa della regina è ricca. Il compito non sarà semplice. Dobbiamo abbatterlo prima che la sua anima sia ripristinata. Ci vorrà molto per ripristinare l'anima del prelato arconte. Andiamo alle caverne. Dobbiamo passare. Controllo. Una chiusura solida. Non serve tanto.
ho aperto. Brighiamoci. Dice che si arrabbiano se prendiamo il loro barracuda. Avrei giurato che il prelato Arconte fosse corrotto in arrivo, in guardia. I caduti hanno trovato la prigione degli anziani. Poi i corrotti hanno trovato i caduti. Peccato, di sicuro il prelato Arconte stava meglio in prigione.
l'astro corazzato. Il viaggiatore ha trovato un campo. Vuoi comprare? Interessante. È stata davvero premurosa. Come faceva a sapere cosa mancava alla mia fornitissima biblioteca? Questi sono rari e difficili da trovare. Arrivederci e buona fortuna. Datemi l'elenco. Vediamo un po' chi c'è. Maglia. Squadra Bravo. Zona di combattimento attiva. Sapete che cosa fare. Prima posizione!